3 febbraio 2008. Pitto Longo. Siamo nella casa di campagna di Francesca Cecilia. A un 15 km da Olbia. Qualche piccola provvista. Cappello più gioioso. Vedi, ha appiccicato bene, eh? Sì. Insomma, questo è tutto il terreno del parentato, in poche parole. Sì, sì, giù. Vedi. C'è un altro cugino, saranno saltati in origine non so più di 30 ettari. Certo, perché per divisi, non c'è dubbio. Guarda, è bello quell'albero. Che cos'è quello? Che cosa? Come si chiama? Mimosa. Mimosa. Ma. Questo è andato. Credo che... Figura le pere che dà ancora quest'albero. Malgrado in bar ridotto, mischino come tronco, ma... Però qualcuno mi ha detto che si poteva mettere della calce viva che lo brucia le cose. Caustica e poi riprende. In su buona metuso ancora morte sano, in su divertimento vinza la manzana. E solte in pregunte tu, de su tempus galan, pensente a sa bezzesa, chi che vini di bellezza. Sempre con pagas cosas, con canti, cose sono... Sì. Quando c'era la guerra, se ne entravano qua sotto. Basta. Sì, sì, una caverna. Attento. Rifugio antiaereo. Thank you.
beh certo. Ma ancora perché non è periodo, ma escono grandissime. Sì, ma fra qualche giorno saranno molto più alte. Si fanno grandissime così, sì, sì. Qua. Infatti c'è un amico di Francesco, quando vengono se ne raccoglie la busta intera. Che cosa? Queste qua si fanno così grosse. La verdura? Che sono buonissime. Mia madre piace tantissimo. Ma vero? Questo come inizio? Come inizio, va bene. È bello, sì. Peccato che c'è la caramella. Si vede che c'erano bisogno di mangiare, non sempre qua. Perché c'era gente, forse pensavano... No, perché non c'era pascolo, non c'era niente, che ha piovuto tutto. Allora sì, sì. Una manna, guarda che bella che è la campagna adesso. Sì, sì. L'amico mio, c'è. Il mio pisinacchio, uno dei miei pisinacchi. 40, basta che si sa. Allora... Questa, sì, Mimmo così? Devi, sì, anche sai. Ma ha dato l'ultima anima, che sei un tocco. Io ero come lui quando ho conosciuto. Ha detto che sei un tocco così. No. Ma ha visto guardando a me, no? Sì. Ma ho visto guardando. E poi lì non l'ha trovato. Ma sorella mia, mi schicchia. Sì, perché lei ci piace, lo so. Che a te piace bene. Le coratelle, tu le mangi le coratelle? No. Ciao, appunto, tutte cose. Vabbè, ho capito. Tieni, mi dammi un piatto per favore. Io ti metto qualche cosa. Senza esagerare. Un pezzettino. Questo. No, un pezzettino, non tutto. Vabbè, tieni. Va bene. Grazie. L'ha mangiato gli gnocchi, eh. L'ha mangiato. Io quello che stavo dando. Ah, sì, no, tu. No, no, lo stesso. Io non sono. Ci sono più abiscotti. Sì, infatti ora ne un paio. Io già mi sono arrostita, cioè tu che cosa ti devo dare? Dimmi la verità e poi iniziamo. Questa è calderaro, caldiera. Va bene. Io mangiavo tantissimo. Non è peccato mangiare. E questi? Mangi. Da vedere, glieli porti ai tuoi figli. Caldiraro pure, tutte e due. Questo è favoloso. Siccome li ho visti. Bella. Guardala che bella. Bellissimo. Cioè, questo è budino. Sì, sì, merita. Questo ne mettiamo un pochettino. Merita, anche questi meritano. Dammi quel mezzo. Non l'avevo mai assaggiato. Ecco, un centesimo, sarà tolto. Ci vogliamo dare il filmato a Riccardo e Giovanni. Ah, va bene. Che? E poi ci facciamo. Che per Giovanni non le piacciono queste cose. Non ci piacciono. Schifoso. Ma pure per la menata. No. Ieri sera siamo stati all'inaugurazione di un negozio. Ce l'hai mangiata. Cioè, e hanno portato questi mignon di yogurt. Tagliano un pezzetto. Che li fanno lì in via Sassari. Questo mignon. Ehi. Io l'abbiamo salvato noi che siamo il coglione. Quella tutto il giorno c'è la figlia e ma Girgenti a Monreale ci stavo facendo come? Da Girgenti a Monreale ascolti da un morso da un morso l'asino si stacca tutto un morso di l'asino dice che bellini che sono. Una volta mio zio di un mio amico stava raccogliendo e l'asino da dietro il giorno dopo mortadella ci ha fatto due stampini all'ospedale con così bastardo la carota ci stai dando poi ti dà molto l'asino niente no erba no la carota questa.
agroturismo siamo oggi. Va bene, l'agroturismo. Ma evidentemente non è esistito. Sì. Bella. Perché non c'è sale sopra? Vediamo il sale sopra. Albero del sughero. In pieno sughereto. Da quanto tempo non lo taglio qui? Questo adesso fa. L'anno prossimo dovrebbero toglierlo, 10 anni. Vicino al sughero. Eia. È proprio bosco questo, è bello. Sì, sì. Bosco, bosco. Marzo 2008, giorno di Pasqua. Sterlizio in mezzo all'erbaccio, sì. Campagna abbandonata. Una bella...
tutto mangio, grazie a Dio. Ecco, perfetto. Allora, grazie a Dio. Allora, poi ci penso io a prenderla. No, mi ho voluto caro fresco. Fresco, fresco. È mia prima prenderlo. Va bene. Che bello mare. Guardate, posso un minuto. Oggi è bellissimo. Le piante. Una chiappa, sì. Una chiappa, ho visto. Cioè il cancelletto chiuso, abbassato la catena. Pensavo che c'era qualcuno, se no lo lasciavo là per non ostacolare. No, ma qua non dà fastidio. Sì, era questo quello. Allora, anche. Si mi matta, non mi muore algo. Fare una carta. Si chiamano gli occhietti saggi, quelli che io non ti posso fare. Perché c'è in groppa, no? Ma se di Gesù, questa mi annoia questa telecamera. Ma perché poi mi dici che ti piacciono vedere i filmini? Diciamo quanto mi piace vedere i filmini di campagna. Che ho visto. No. Buon appetito. Dici tu, chi è? Sta bussando qualcuno. Buon appetito. Buona Pasqua. Buona Pasqua. La frutta di Bertone di Trapani, ne ho visto. E dolce di Augusta di Gioiosa. Buona Pasqua. Buona Pasqua altrettanto. Ecco. Quindi, Mellino, quando... No. 24 maggio, marzo, Pasquetta. Che io non posso mangiare assai, basta così, grazie. Basta. Ecco qua. Grazie Pino. Buona Pasquetta. Fai quattro fotografie. Tu girati perché non vorrei prenderti. Luce, come stai oggi? Così. Come vuole Dio? Bene. Come vuole Dio? Già è un aiuto. Sara si sta colando una cosa. Basta. Li prendi? Basta. Signora, lei ci basta. Basta. Ha questa cosa finita. Non ci si muove. Mi è stato preoccupato e dopo l'ha preso. No, no. Prendi Sara che l'ho appoggiato direttamente al tavolo. Io ve lo dico, Sara, ci sono anche le cotolette da friggere. No, Augusta, no, forse quella cotoletta? No, Luce, no, lascia stare con le cotolette. E questo che è per finire di sconcertare? No, che ci concesso? Ragazzi, non avreste mangiato. Se tu prendi ci sono i sette itinerari di Palermo e c'è di tutto il di più. No. Io no, no, ci sono gli itinerari. Ci sono gli itinerari di Beate Paoli, sì. Che io... comincia la piazza Beate Paoli e tutto al papiretto dove noi andavamo la mattina a scuola. No, no, io ti perdono sempre, vero ciuffo, cioè, aspetta che non vengo. Le camminate però. No, dovete camminare. Ah no, no, lui fa la fotografia. Aspetta, hai detto che è più piccolo. Io addirittura io mi sto prendendo fuori la pasta. Ma deve essere. Dovete camminare. Guarda me, ferma. Guarda me. Io ho fotografia di parte. I think to myself.
Ciruta, mi tira San Nicola, passiamo con una taglia di mare. L'amore mi dà sti di lo torno,
muri di gesso vino rampicanti, fine si raganto eternamente, non canto né pamure né pamanti, perché manco mi passi mi lamenti. Sciuri, sciuri, sciuri di tutto l'anno, la murica mi dà sti di lutorno. La Russia, mi travaglio. Se ne va, mi travaglio in maniera parubana. Ci vediamo stasera, arrivederci, va? Saluta, Magnalina, saluta. Ma onde se ne va? Ma che ne saccio, una vita sempre propura, ma ruzza bella, io avevo chiesto. Mi piace la sì, con Maretta la mamma. Sciuri, sciuri, sciuri di tutto l'anno, la murica i lassi di Ludorno. Un carro con piena bellezza. Pare Matteo, una cosa speciale. Se fa tutti, se fa cerni, cerni, fare nebbia, quasciutum ne domo nebbia. E l'ugrio è di Messina, vota d'una Catarina. Cerni, cerni, fare nebbia, quasciutum ne domo nebbia. E l'ugrio è di Messina, vota d'una Catarina. Ma allora, vanno di Maria! E che ne saccio? Non fanno male di più! So che non c'è niente! Tu pari ritorna o da come era andava? Maria Greca si chiamava! Chi è? Un malato di poveretti! E ha ragione, Gioia! Sulla provvidenza ci vado a pensare solo Dio! Ma c'è merda, ma c'è merda! Quando signori va a morire, io per ne altro peccatore, o peccatore o peccatrice, piglia e leva questa croce. Da davanti Gesù fa, picciuleranno mai essere già, meschine e addannate, che fanno nuova penitenza, e scatta la sentenza, e quanteranno lo forte scanto, che c'emono i fogli della canto, e quanteranno lo forte terrore, che c'emono i fogli di lavori. Con lo sape non lo dici, sette vergate di fuoco e di pici, e con non lo sape se non segnerà. Con lo dici se vuota la notte, viene scansato da mala morte. Con lo dici se vuota la via, viene scansato da maiaria. E con lo dici se vuota la via, paradiso con Maria. Nome ne pace, figlio e spirito santo. Gloria a pace, lo figlio e lo spirito santo. Così è e così sarà, per tutta quanta l'eternità. Così è, così sarà, per tutta quanta l'eternità. Mancava terremoto, le pagate. Sentite, sentite, sentite! Con permesso di sua maestà, è l'ordine di signor Cotorcà. L'ora da partenza si avvicina. Pigliatevi robe ai carusi, portatevi peso e speranze, chi stanno nel più terra vi campari, lasciamo tutti e diamo niente a mari. Facete l'arco, facete l'arco, facete passare un sindaco, coscienza si accomoda. Popolo di gioiosa guardia, ascoltate. Troppi eventi calamitosi hanno sconvolto negli ultimi anni la nostra comunità. Tempeste, cavallette, siccità
e ora anche il terremoto. Dobbiamo lasciare questo sito tanto amato quanto infausto. Ora che finalmente abbiamo il regium decretum, possiamo iniziare a trasferire il nostro paesello dall'alto del Monte di Guardia alla Marina, precisamente a Ciappe di Toro, Seu Terra di Lavina. Bravo, signore! Bravo, 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 bravissimo, finalmente a Ciappa di Toro. Io l'ho sempre sognato ed agognato, una località più adatta a vivere, ora che sono finite le incursioni saracene, una località più bella e più gioiosa. Amici, l'avvenire è nostro, andiamocene alla Marina! Bravo! Bravo! Con tutto il rispetto. Buona donna, non si preoccupi, va tutto per il meglio. Ma come Dio, a me pare che cai erano sentendo. Lasciamo la cicoria, lasciamo la cicoria e ci mangiamo due bei pesci. Cosa vuole? Perché ho il malocchio io? Mamma mia, mi stai scantando, una sedia, presto! Una sedia che stai cadendo! Mamma mia, va! Dove va raggiunto? Di male per sud lavighi! Ma quanto va? Signora, lei sa ma che cosa? Che cosa sa? Lo faccio un figlio di Spirito Santo! Come faccio il figlio di Spirito Santo? Rosa Marina benedetta, della Senata e il cielo si scritta, un'occhiatura, la fermatura, la semilibera sta in creatura. Gloria allo Padre, figlio dello Spirito Santo. Ecco, ecco, guardatele che sono belli, sono con mare. Guardate, comunicato tutti e due. E piace tutto che sta arrivando, comunicato. Ora, fedeli, prima di partire, domandiamo la benedizione. Non mi tagliare propria. Scomunicata, prima di partire, domandiamo la benedizione. Di Dio pace, di Dio Figlio e di Dio Spirito Santo, di San Nicola nostro protettore e di Maria Vergine la nostra Signora. Inchiniamo e ripetiamo insieme la Salve Regina. Salve Regina, Maria Madre d'amore, verso dei peccatori, Madre Madre, Regina tra le sante, Sire Superiora, o bella mia Signora, a te. Per santo nuovo viaggio, date che maggio, a tutto dolore, o bella pace di Salvatore, o bella pace di Salvatore. Nome lo pace, dello Figlio e dello Spirito Santo. Signor Barone! Amico, lei ha parlato bene. Urochisti ci mancavano. Cotto, cotto, cotto. Amonini, picciotti. Guarda là. La mancia è sola. Amonini, picciotti. Salute. Tutti al mare, tutti al mare. Salute. Forza, gli nemici! Ha munito la Marina! Ha sciacquato tutto a mare! Ha munito la Marina! Scendemo da Girusa, mi gira San Nicola, passiamo con una taglia di mare alla Marina. Scendemo da Girusa, mi gira San Nicola, passiamo con una taglia di mare alla Marina. Hey,
coglione, andiamo a fare ancora. Magari io non ne ho sempre. Anni vanno i porti, la vedi? Maria! Tutto a volo! A volo! A posto! Buona la seconda! Tutto a volo! Musicante a posto! Giulio! Se rompi gli ambi! Lo piccerino! Se rompi gli ambi! Oste. Piano. Oste stesso. Piano. Io manco la figlia di Alessio, visto. Si fa su paradiari. Di paradiso non mi vidi. Giuri, giuri, giuri di cucula. Aprile 2008. Thank you.
Ma sembrano ferme invece, pare che si muovono ma sembrano ferme. Oggi 5 aprile 2006. Raccolta sterlizie. Ce n'era una che è morta, guarda. E pazienza. Non è... eppure era ancora da spuntare. Mischina, che sta mangiando qualcuno. Che bella! Sembra avvicini. Alberghiero. Complimenti.